Proprio così, ho visitato la fabbrica di videogiochi sarda, la Old Game, gestita da Antonio Solinas. Questa piccola fabbrica realizza console, cabinati, dispositivi per i videogiochi. Antonio è riuscito a fare qualcosa di speciale, pensando al periodo storico in cui viviamo, quello in cui la maggioranza forse cerca la PlayStation, la Xbox, la Nintendo o un altro dispositivo, o magari un PC. Beh, lui ha ripreso in mano l'arte videoludica degli anni 80, 90, realizzando cabinati da zero, oppure rimettendo in vita vecchi cabinati che magari erano stati messi nel magazzino di qualche bar, di qualche ristorante, di qualche locale. Li rimette a nuovo, rendendoli ancora più belli, perché magari li rende compatibili con le tecnologie più moderne, senza dimenticare però quelle passate. Infatti potete vedere qui una versione arcade, con diversi videogiochi, ma lo schermo è rimasto CRT, si nota dalle vibrazioni sullo schermo. Antonio realizza in legno quasi tutto quello che serve per videogiocare, poi ci aggiunge naturalmente le parti elettroniche. Si fa aiutare da una serie di stampanti 3D, come potete notare. Grazie a queste può realizzare i pezzi più piccoli da inserire per realizzare alla fine un dispositivo completo videoludico per la passione dei grandi e dei piccini. Antonio ha trovato il modo di rendere tutto standard, di modo che i pulsanti siano alla giusta distanza e facili da inserire, come si può notare nella console, così che sono sempre posizionati in modo perfetto e non si debba intervenire in continuazione per riparazioni. Una volta costruito, il dispositivo sarà perfetto. I cabinati negli anni 80, 90, nei bar, di solito richiedevano l'inserimento di una moneta. In questo caso, come si può leggere, free play, cioè non serve inserire davvero le monete, però in basso è stata lasciata la piccola cassaforte che avevano questi dispositivi, per ricordare i tempi andati.